when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign, give me a sign. Oh, give me a sign, baby, give me a sign. Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Sono qua sul balcone e voi direte: ma che fai con i capelli bagnati? In realtà ho fatto la doccia, ma poi sono stata un po' dietro i bambini, ho lavato i piatti, ho fatto un po' di robe e ho detto: devo far vedere alle stelline un pacco che mi è arrivato. Una collaborazione che non vedo l'ora di provare con voi e dirvi come mi trovo. E tra l'altro utilissima, perché? Perché avevo preso la piastra per capelli, ma l'ho dimenticata nella casa nuova, cioè me l'ero portata dietro e poi ho lasciato il sacchettino là. E quindi sì, per carità, mi piaccio anche coi capelli ricci, però ogni tanto preferisco vedermi ordinata coi capelli lisci, quindi avrete già capito di cosa si tratta. Adesso apro il pacco con voi. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di una spazzola lisciante, non l'ho mai avuta in vita mia e sono contentissima di provarla con questa azienda perché sono stati gentilissimi, quindi la marca è BK, io BKK e vi lascio poi il link nell'info box. E insomma, apriamola insieme, dice che si scalda in 30 secondi. Che non dovresti bruciarti perché ha una sorta di protezione davanti, quindi top anche per i bambini, non si sa mai. Temperatura costante e temperatura controllata, nel senso che puoi scegliere la temperatura, quindi direi di andarlo ad aprire. Mi sa che ho bisogno di un aiutino tipo forbicina. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV. Allora ragazze, vi dico la verità, a primo impatto mi sembra veramente robusta, non troppo pesante ma neanche troppo leggera, che sa di scadente, no? Sapete quelle cose troppo leggere che dici, bah, cos'è? È un giocattolo. Ecco, invece devo dire che è corposa al punto giusto, carinissimo anche il design. Guardate, non fate caso alla manicure, fa schifo, devo rifarmi le unghie, con il micetto e le impronte dei gattini. C'è anche la versione con gli ioni per i capelli, che aiuta comunque a renderli insomma più forti eccetera, quindi vi lascio poi tutti i link del caso nell'info box, andate a curiosare, hanno più modelli. E qua c'è l'accensione, adesso dopo lo proviamo insieme. Qua più e meno per aumentare la temperatura e si illuminano i pallini, ve lo dico perché ho visto il video e quindi di questo lo so. E poi appunto carinissima la protezione antiscottatura, questo secondo me è top se avete anche dei bambini o se siete maldestre come me. Detto questo, la spina è normale, quindi non è una tedesca, meno male, perché è più comodo. E niente,
Adesso vado ad asciugarmi i capelli così prendo l'elastichino e la proviamo insieme. Soddisfatta, fatemi sapere se il risultato vi piace. Sono stirata in maniera molto più naturale, non straliscia stile Mortisia, e mi piacciono molto. Fatemi sapere cosa ne pensate. La piastra è questa. Io vi lascio, ops, c'erano attaccati due miei capelli. E vi lascio tutti i link nell'info box se vi piace, oppure andate a vedere gli altri due modelli che ci sono a disposizione. Comodissima, e come vedete, non vi bruciate se i bambini per caso toccano. Guardate. È calda, ma non brucia. Quindi veramente top questa, soprattutto per la sicurezza con Bubi che tocca tutto. Quindi ringrazio l'azienda, ho paura di pronunciarla male, quindi vi lascio il link direttamente. Vi lascio anche il codice sconto in info box insieme a tutti i link. Ciao amore, ti piacciono i capelli? Grazie. Adesso do ancora una passata. E poi vado ad aiutare mia mamma a ritirare il bucato. E vi porto con me. Esco di qua.
Mi sono dimenticata, sono uscita un attimo perché sennò ho paura di svegliare la piccolina. Qua c'è la mia macchinina, ogni tanto do un'occhiata. Mia mamma ci teneva a consigliarvi questo ammorbidente che subito ero un po' diffidente perché tutte le volte che prendo qualcosa al cocco poi alla fine non sa di cocco, invece questo sì, ma è delicato, cioè anche chi non ama il cocco poi alla fine sul bucato non è che proprio sembra cocco, ma è veramente veramente buono. È il favoloso concentrato Frecure Parfum. Spero di aver detto giusto, con oli essenziali, fate 40 lavaggi ed ha un profumo, cioè si sente addirittura da chiuso, buonissimo, provatelo, super top. Io non l'avevo mai trovato, vi dico la verità, me l'ha detto mia mamma e mi pare che mi abbia detto forse che si trova in quei posti tipo Tigotà, Acqua e Sapone, non tutti i supermercati ce l'hanno, quindi fatemi sapere se poi l'avete provato, così le diamo un po' di soddisfazione. E niente, quindi ci tenevo a dirvi questo e a dirvi anche che, aspettate che tiro su, che nella piastra che vi ho fatto vedere prima, adesso l'ho rimessa a posto perché tanto l'ho già utilizzata e sono rimasta veramente contenta, anche perché la mia piastra, ve l'ho detto, l'ho lasciata alla casa nuova e quindi ero disperata. Quando mi è arrivata questa collaborazione ho detto ok, sono felicissima. E sotto c'erano degli omaggi che penso ci saranno anche per voi, quindi ve li dico. Pettinino di quelli con la punta, comodissimi per fare la tinta, per appunto fare la piega. E poi due bellissimi mollettoni, guardate che grandi, aspettate che c'è un po' di buio. Sono giganti e rosa come la piastra. Cioè, quando ho aperto sotto ho fatto proprio... Oh, ma no, non l'ho detto alle ragazze, non lo sapevo, non l'ho visto, insomma. E quindi niente, mi ha fatto ancora più piacere, sinceramente, perché ci sono le istruzioni e tutto quanto. In ogni caso, essendo un prodotto che va veramente a ruba, può essere che, io mi auguro di no, però se fosse esaurito per caso scrivetemelo. In ogni caso io vi segnalo poi quando è di nuovo disponibile, se fosse così, ma magari no, ecco. Comunque veramente super. Dovevo per forza dirla questa cosa del pettinino perché ci sono rimasta secca. E basta. Quindi, boh, rientro. Tra l'altro stiamo facendo le melanzane, cioè mia mamma sta facendo le melanzane alla parmigiana. State che giro un po'. E niente, vi filmo anche quello così vi faccio vedere come le fa. Sperando che non abbia già tipo finito. Vediamo un po'. Qua c'è anche Fedino che si guarda i cartoni. Vi saluta. A che punto siamo di melanzane? Eh? Sono ancora da friggere. Ma cosa hai fatto? Ci hai messo il sale? Cioè le hai messe... Sottosale. Sì? Sono sotto sale adesso? Ah, ok. Allora, se vi interessa saperlo, le melanzane sono tutte qua. Guardate che distesa di melanzane. Questo è un regalo che fanno... Aiuto, dove sono? A me, perché io amo le melanzane alla parmigiana fatte da mamma e quindi le sta facendo. E sono cos'è? Mezzo centimetro tagliate? Mezzo centimetro messe sotto sale che toglie l'amaro della melanzana e poi il resto ve lo faccio vedere dopo.